Tele Due Ruti, una televisione mono locale. Mario Dondero mi ha appena fatto dono della prima immagine del suo incontro con Walter Chiari. Dondero. Ecco, è stato un incontro assolutamente memorabile, perché era nei primi giorni successivi alla liberazione di Milano e io ero ancora vestito da partigiano col fazzoletto rosso. E in una festa che sembrava il 14 giugno di Parigi, mentre si ballava nel fondo della piscina di via Pier Lombardo, vuota, c'era un giovane comico che divertiva il pubblico e si chiamava Walter Chiari. E io captai immediatamente che era un talento. E sopra la piscina c'era fatta la musica, perché era il tempo in cui oltretutto c'era, ecco, per esempio, mi sembra che suonasse addirittura una canzone che era Solo me ne vo per la città, la prima canzone che si è cantata dopo la guerra. E c'era in questa scena assolutamente teatrale, c'erano i lampioncini veneziani colorati sulla piscina e Walter, che aveva già un immenso successo e veniva grandemente applaudito. E poi posso dire che, avendo poi in seguito conosciuto, ho potuto apprezzare soprattutto le sue grandi doti di umanità, veramente. Anzi, si può pensare che fosse anche un peccato che, in fin dei conti, lui lavorava in quella stagione di riviste che erano in fondo mediocri, così, eccetera, anche se adesso che ci penso sembrano, ne penso proprio oniricamente, come erano dei momenti di sogno dopo le fatiche orrende e sofferenze tremende della guerra. E lui era tuttavia un vero talento, lo ha dimostrato. Mario Dondero, Tele Due Ruti, una televisione monolocale.